tutte le sventure che abbiamo avuto in un anno e più di Covid, quella dei vaccini è una cosa fantastica. La maggior parte della popolazione ne è consapevole, la maggior parte delle persone che io conosco non vedono l'ora di poter fare il vaccino. C'è qualcuno però che ne è spaventato, qualcuno che vede nel vaccino come una fonte di potenziale danno, magari focalizzandosi su quei pochissimi casi di persone che possano aver avuto degli effetti collaterali. Però è importante tener presente che rispetto al rischio di prendere il Covid e il rischio di avere poi delle complicazioni gravissime, i rischi dei vaccini sono minimi, sono estremamente bassi. Questi vaccini contro il Covid sono tra i migliori che sono mai stati sviluppati. Il fatto che per fare alcuni vaccini, come quello del vaiolo o quelli stessi dell'influenza, ci siano voluti anni e anni, mentre questo in pochi mesi è stato preparato, non dipende dal fatto che sia stato tirato via in modo superficiale, ma dipende dal fatto che le nuove tecniche, le nuove tecnologie, la quantità di energie che sono state impiegate per fare questo vaccino è stata enorme. Quindi i rischi del vaccino sono estremamente bassi, nettamente inferiori a quelli di prendere la malattia e di avere delle complicazioni. Noi abbiamo un bisogno estremo di riuscire, di riprendere contatti, di stabilire contatti anche fisici, di ripartire con la nostra vita, anche con le distrazioni che sono fondamentali poi per fare le cose più importanti. E l'unica via di uscita è quella del vaccino, che è una via di uscita sicura, una via di uscita che ci fa evitare non solo i rischi del Covid, ma tutti i rischi di questa vita da reclusi che noi dobbiamo fare, perché vi ricordo che il problema è il virus, il problema non sono i sacrifici che dobbiamo fare per limitare il rischio di infettarci, il problema è questo virus che ci sta rovinando la vita e l'unico sistema per combatterlo, l'unica arma che abbiamo è quella di vaccinarsi, peraltro con un sistema che è estremamente più sicuro rispetto ai rischi che abbiamo di prendere la malattia anche per le persone che stanno più attenti. C'è una minima parte della popolazione che ha un'idea un po' più paranoica, pensa che il vaccino sia fatto per fare del male o delle persone che forse hanno un po' qualche tratto antisociale perché pensano solo per sé e credono che magari non prendendolo loro, non so, oppure prendendolo in modo leggero non è un problema. Noi qua vediamo morire delle persone, vediamo come stanno male le persone che prendono il Covid. Quindi vaccinarsi è prima di tutto un atto importante per noi stessi, ma è anche un atto di altruismo verso quelle persone che noi aiutiamo non contribuendo a diffondere la malattia. Quindi anche per le persone più giovani, quando toccherà a loro di vaccinarsi, intanto ci guadagnano sicuramente a farsi il vaccino per loro stessi, perché abbiamo anche persone giovani che si ammalano seriamente, ma soprattutto fanno guadagnare le persone più anziane vincendo questa guerra contro questo virus e tornando poi a fare la bella vita che facevamo prima, che credo che in futuro ci sarà ancora, ci sembrerà ancora più bella dopo che ci siamo visto come, dopo che abbiamo visto come invece la vita cambi, dopo che ci vengono tolte tante cose che noi davamo per scontate e che scontate non lo sono. Quindi vacciniamoci, speriamo di avere più vaccini possibile, perché è l'unica via per tornare ad avere una vita come quella di prima, che forse sarà ancora più bella dopo aver visto cosa succede quando perdiamo tante cose che prima davamo per scontate.